5 milioni e mezzo di clienti, quasi un milione di soci, oltre 33.000 collaboratori. Numeri importanti, ma soprattutto persone. L'anima e il corpo delle BCC, le banche di credito cooperativo e casse rurali. In oltre 120 anni di storia, le BCC sono diventate un sistema di banche diffuso in tutto il paese, un sistema a sostegno dello sviluppo delle comunità locali, che protegge il risparmio delle persone per la realizzazione dei loro progetti. Le prime 10.000 lire sul conto me le diede mio padre. Prima di lui anche mio nonno si affidava alla cassa rurale. Per noi è sempre stata una questione di famiglia e lo è ancora oggi. A mia figlia, per la laurea, ho aperto un conto in BCC, così come fece mio padre con me. La pensione è quella che è, ma io nella vita ho sempre saputo risparmiare e quelli della banca mi hanno sempre consigliato qualche buon fondo. Così ogni tanto faccio qualche viaggio e vado a trovare mia figlia che abita in Francia. Le BCC sono banche locali, radicate sul territorio. Il 98% delle imprese italiane sono di piccola o media dimensione, con meno di 20 addetti. È questo l'ambiente più tipico delle BCC, che hanno nelle famiglie, nella piccola e media impresa, i propri interlocutori privilegiati, dove spesso i risparmi di una vita permettono la realizzazione di un sogno, possono dare nuovo impulso ad un'attività. Fin da ragazzo avevo un grande sogno: aprire una bottega di restauri. Tutti dicevano che ero pazzo, che non ce l'avrei mai fatta. Mio padre si è fidato di me, mi ha messo in mano i suoi risparmi e io mi sono fidato di quelli di Credito Cooperativo, che hanno gestito bene l'operazione. Oggi che la mia attività è avviata, continuo a seguire i consigli dei consulenti della banca e qualche risparmio continua ad essere investito nella mia bottega. Chi diceva che ero pazzo adesso mi ringrazia, perché sono riuscito ad assumere anche suo figlio. Non è cosa da poco in questi tempi. Le BCC hanno una doppia anima, svolgono la funzione di intermediario creditizio con l'attività di raccolta di risparmio e di finanziamento e sono imprese a responsabilità sociale. Per questo, rispetto alle altre banche, i soci possono trovare servizi creditizi e finanziari a condizioni vantaggiose, a cui possono accedere anche operatori minori. Non esistono risparmiatori di serie A e di serie B. Attenti alla comunità in cui sono, le BCC creano un circolo economico virtuoso in cui possono trovare risposta a tutti i progetti di vita, anche quelli di piccoli e piccolissimi risparmiatori. Sono fortunata ad avere già un impiego, anche se ovviamente precario. Molti dei miei coetanei mi guardano come se fossi un extraterrestre e io guardavo come un alieno che mi parlava di pensioni, di pensare al futuro. Così ho deciso di informarmi. Quelli della BCC hanno preparato per me un piano di sviluppo, mi hanno consigliata nella gestione del risparmio. Oggi guardo al futuro con occhi diversi. Lo so che dipende tutto da me, ma so anche che c'è chi mi può aiutare. Le BCC sono banche differenti perché il loro obiettivo è particolare, la capacità di dare certezza alle comunità locali. È una diversità questa scritta nel codice genetico delle BCC, perché le BCC nascono e si sviluppano in base ad una relazione di fiducia tra i soci e alla stretta relazione con il territorio, un rapporto fatto prima di tutto di conoscenza reciproca. 3 anni fa le cose erano diverse, non c'era la crisi. Non si navigava nell'oro, ma siamo sempre riusciti a mettere via qualcosa. Abbiamo un figlio che cresce e abbiamo fatto una polizza vita. Ora, cambiare la cameretta a Giulio sarebbe stato un problema se i nostri risparmi fossero stati bruciati in operazioni azzardate. Siamo sempre andati da quelli del Credito Cooperativo. Mi danno fiducia, perché sono prudenti. Non ci interessano gli speculatori. Ci fidiamo di chi dimostra senso di responsabilità nei confronti delle famiglie come noi. Vorrei esprimere la mia fiducia nei confronti delle loro capacità, motivandola con le considerazioni prese di nuovo da un altro passo del discorso del governatore Menichella. Voi giocate ogni giorno il vostro nome, il vostro onore, la vostra reputazione, la fama delle vostre famiglie nelle località dove voi svolgete il compito gravoso di raccogliere il risparmio nelle casse rurali e di prestarlo. Ecco perché, in ragione di questa maggiore responsabilità che voi avete, la fiducia che noi abbiamo che il risparmio sia da voi meglio utilizzato è più grande.